Il trend del make-up oggi 2024-2025. Rossetto, glossato, nei toni del naturale. Per gli amanti del rosa, ovviamente tutte le texture dei rosati, ma sempre naturali. O per gli amanti dei nude, tutte le declinazioni appunto di color nude. Questi sono i must have del 2024-2025. Labbra glossate. Ma il rossetto è un simbolo di empowerment femminile? Il rossetto è donna. Io non oso immaginare una donna senza rossetto, è come un quadro senza cornice. Qualsiasi colore ogni donna può scegliere, ma l'importante è che ci sia il rossetto nel make-up. È un nostro compagno di bellezza. Cosa non manca mai nella borsa di Benedetta Riccio? Parli del settore make-up, perché vi svelo un segreto, non porto mai con me il make-up. Nella mia borsa non troverete mai nessun prodotto di make-up. Non so se è un bene o un male. Il bene perché significa che se io mi trucco rimango integra tutto il giorno, e forse il male perché io sono per il vivi e lascia vivere. Quindi dovete essere amanti del trucco, ma il trucco non deve essere un nostro... Se io esco la sera devo pensare a stare bene con me stessa, perché poi la bellezza viene in automatico. I progetti futuri di Benedetta Riccio, cosa bolle in pentola? Allora, bolle in pentola tanti progetti di beneficenza, molto spesso neanche lo dico perché credo che se si fa beneficenza determinate cose non vanno dette, però sto facendo dei bei progetti per alcuni ragazzi, per un oratorio, oltre ad altri più importanti. E c'è un'altra piccola chicca, questa è più commerciale, e aprirò il mio primo store dedicato a Experience Beauty delle donne, a Vicoletto Belle Donne, ed è proprio un salottino per tutte noi donne. La 25, che colore avrà? Qual è il colore Pantone per Benedetta Riccio? Per Benedetta Riccio? Oddio, che domanda difficile, perché tu devi sapere una cosa. Io non utilizzo mai lo stesso profumo, molto spesso miscelo anche quattro profumi in un solo giorno, e oggi mi vedi vestita in un modo, domani nell'altro, perché io veramente sono, la mattina come mi sveglio, mi sveglio qualcuno, quindi il 2025 non te lo potrei dire, te lo posso dire quel giorno, perché oggi per esempio Benedetta è bianco, è rosa, è un azzurro, e i colori pastello. L'anno scorso Benedetta era un fucsia, il 2025 non saprei. L'augurio che fa Benedetta Riccio per le donne al 2025: siate libere di esprimere chi siete,